To Rising Sun, a new era, a new show, a new roster, and one holy WWEF championship, and the spirit championship. Now you could think that there is gonna be too many wrestlers in one show. We already thought about it. So don't worry, cause the WWEF will have the best management ever. And our general manager of the entire roster will be this man next to me, the game, Triple H. He decides everything and be able to rely on the management. That's obvious. Tonight, our main event is gonna be a scramble match among 5 superstars. 5 men for the hardcore title detained by Crocx. But the winner will have the role of the number one contender to female title, the WWEF title. Are you ready for this? Enjoy the show, because WWEF means top of wrestling. Incredibile parole di Matt Pranzo, dunque, per questo inizio di show. We'll be right back.
Welcome, our guest is Leonard tonight. Leonard, what do you want to talk about what MBG said last week? He, at SummerSlam, MBG committed the worst mistake of his life, of his entire life. No matter what he said, no matter, I want to destroy him. That's real, really matter. And if he hates himself beyond his words, well, he's just a coward. And everyone knows he's just a coward. Tonight, I'm going to beat Callino in the ring. And I send a clear message to everybody. But most of all to my enemy. Thank you. Let's go to the ring for the match between Leonard and Callino. E quindi si parte con il primo match della serata che vedrà Leonard affrontare Callino. Attenzione, no! No, Varia, non va a colpire! Clamoroso! Varia, c'è anche MD! Era tutta una trappola! Era tutta una trappola! Ingegnata da questi due, da Varia e da MBD! E d'altronde Leonard ha speso parole troppo pesanti nei confronti di MBD, che ora gli darà il colpo di grazia con questa sediata clamorosa! Incredibile MBD, che assalto! E quindi eccolo qui il Callino! E attenzione! E cosa? Qui Callino si trova Leonard per terra! E lo va a colpire! Leonard prova a rialzarsi, ma Callino, il match non è neanche iniziato! Attenzione ragazzi, il match non è neanche iniziato. Callino qui cosa fa? Attenzione, cosa fa Callino? Lo sta massacrando, mamma mia ragazzi. Qua lo alza. Ma se qui lo va a prendere, sì, sono. Ma siamo ancora fuori dal ring. D'altronde il gong non è suonato. Clamoroso. Ancora Callino. Si sta prendendo un vantaggio che l'hanno rosso, d'altronde Leonard è già finito secondo me. Lo fa andare a sbattere e poi ancora Callino lo va a colpire. Chiudete il match, attenzione. Leonard da qui cerca di sollevarsi, ma ancora Callino lo va a colpire, lo sta massacrando. Poi sgambetto e ora il gong è suonato. Poco conta ragazzi, perché Callino lo sta massacrando. Leonard, credo, per Leonard non ci sia più nulla da fare. E infatti si sta divertendo Callino. Addirittura andrà a picchia a vuoto proprio per far vedere che lui potrebbe far tutto in questo match. Vediamo qui, lo solleva. Qua lo va a prendere, attenzione, cosa fa? Qua è finito il match, dai. Chiudete il match. Callino si prepara a chiudere il match probabilmente. Deve soltanto sollevare il suo avversario, Leonard. Spinning crossline ancora, poi lo solleva ancora un'altra volta. E lo va a chiudere. Incredibile, che legnata dal suo facebuster, il suo bulldog tramite l'aiuto del paletto. Qui va a chiudere il match. Tutti a casa, vince Callino. 1, 2 e 3. Non ci voglio credere, Callino batte Leonard grazie all'interferenza inizio match, neanche inizio match, di Varia e di MBD che l'hanno distrutto. Per Leonard non c'è solo più nulla da fare. Callino va a vincere il match. Clamoroso! Che inizio di stagione ragazzi! Cioè se questo è l'inizio, veramente la dirigenza qua dovrà prendere subito immediatamente provvedimenti. Guardate questo nuovo Callino, questo nuovo look è molto strano. Double carry, from this moment on, your days as champion are counted. No way out for you. For your personality. So, if you want... Attenzione! È proprio Ildeburg! Eh sì,
qui Callino non se l'aspettava. D'altronde il giudice, se non sbaglio, non ha un match previsto per la serata. E quindi cosa ci fa qua? Beh, probabilmente per godersi il primo show di questo Rising Sun. Che Callino non ha tenuto conto del cuore di Drew Bucheri, eh. Sentiamo le loro parole. Callino non sembra molto d'accordo della sua presenza qui. What the hell are you doing here? You can't stay here because you have a match. Enough. I don't care what you think to be or about your fear. Last week, you convinced me when you assailed me. You succeeded in doing this. Congratulations, you led your match at an ESL. But just want to inform you that at an ESL, no one can save you this time. Because our challenge, not only will take place into an ESL, we shouldn't worry, but it's gonna be our two folds of three counts match. Incredibile, un match al meglio delle tre cadute. See you soon, Callino. Incredibile, un match veramente al meglio delle tre cadute. A NSL per il titolo di campione intercontinentale tra questi due.